La piazza di oggi anche insegnanti come lei e chi fermate per me. Oggi sono qui per portare la solidarietà anche agli altri lavoratori. Noi abbiamo scioperato nelle scuole la scorsa settimana, il 10 dicembre, per il rinnovo del contratto e per denunciare l'assoluto disinteresse che questo governo sta mostrando verso la scuola. Oggi sono venuto in piazza perché la mia scuola è occupata, i studenti sono ancora in edifici fatiscenti, con problemi di riscaldamento e classi online. E quindi è giusto che loro manifestino, è giusto anche che noi insegnanti siamo qui con gli altri lavoratori a prendere la parola. Lei come insegnante nello specifico, che cosa ha chiesto, diciamo, insieme agli altri la scorsa settimana e cosa chiede oggi per il mondo dell'insegnante e della scuola? Le rivendicazioni oggi sono le stesse di quelle della settimana scorsa. Intanto sulla questione delle pensioni, per avere una pensione dignitosa per tutti. Non esiste che oggi il governo riporta in vita la legge Fornero, abolendo addirittura quel palliativo della quota 100. Poi noi nel Movimento 5 come insegnanti stiamo aspettando il rinnovo contrattuale di un contratto che è scaduto 3 anni fa e il nuovo contratto ancora da rinnovare che va in scadenza proprio quest'anno. E per questo il governo ancora in questa legge di bilancio non ha messo le risorse necessarie per questo rinnovo. Chiediamo che il nostro stipendio sia equiparato a quelli europei.